questo perché un po' lo considera come la sua vita, insomma, il mare, l'apertura, la sua terra, la sua città. Per lui è un ritorno, è una scelta di cuore principalmente, lo possiamo sottolineare, poi il presidente se vuole ce lo confermerà, ci spiegherà lui con direttamente dalla sua voce, insomma, il perché anche di questa scelta. Sono tutti molto curiosi, è stata un'attesa insomma un po' tribolata, ci sarà, non ci sarà. Poi naturalmente voi potete chiedere quello che vi sembra più opportuno. Cerchiamo di evitare insomma domande sul passato, tanto ormai lo conosciamo tutti, anche sul fatto della sua carriera. Va bene? E in bocca ho fatto questa scelta un po' anche di cuore. L'ho fatto. Quindi ho avuto un passato. Dopo di Teramo per me è stata la svolta, è stata la svolta che sono arrivato in Serie A. Però per me Teramo è stata una parentesi aperta e chiusa, come ho spiegato ai tifosi, e penso che loro l'hanno capito. Il fatto anche dell'esultanza che ho fatto era una cosa che avevo dentro, contro la società, ma non contro i giudici, non contro i tifosi. Quindi questo l'ho sempre ribadito. Penso che loro l'hanno capito e quindi mi hanno accolto come ritorno. Poi niente, Giulianova per me è una piazza che ho iniziato qui, avevo 5 anni, quindi giustamente sono contentissimo di tornare qui. Sono venuto con l'intenzione non di un giocatore finito, ma di ripartire qui a Giulianova, perché ho 32 anni e come avete visto le richieste di B anche di squadre estere le avevo comunque. Forse abbiamo temporeggiato un po' sul mio arrivo, perché all'inizio non c'era un po' d'accordo, poi ringrazio anche il presidente Martucci, ringrazio Ferdinando per Letti, tutti questi qua, per Aldo Antonio che giustamente insieme, e anche Di Paolo del Punto G, giustamente insieme sono messi un po' d'accordo e alla fine sono arrivati alla cifra che avevamo stabilito, sono andati incontro a loro, sono andati incontro a me. Quindi adesso non vedo l'ora di partire domenica con questa la prima di campionato, sperando di vincere davanti al nostro pubblico. Anche se alle spalle è già una carriera e poi naturalmente ve lo lascio, si vede come un rinnovato entusiasmo, anche chi ha seguito già i tuoi allenamenti insomma, può aver notato come se tu fossi in un momento di rinascita anche, quindi forse molti si aspettano da te anche che tu faccia davvero bene. Sì, sono venuto con un presupposto che fanno bene e benissimo, perché come ho detto prima non mi sento un giocatore affariato, arrivato a fine carriera, quindi sei venuto qui 32 anni. Voglio giocare, voglio dare tanto a questa maglia, come in passato, cioè io sono stato in Serie A e anche grazie a Giulianova, perché sono stato qui a 5 anni, quindi ho fatto per capire se con le giovani. Ecco, per questo mi fa piacere che la gente torni allo stadio, anzi sicuramente da me si aspetteranno tantissimo, io farò di tutto per ripagarli in campo. Perfetto. Aver ringraziato te significa voler tentare subito da quest'anno la alto. Ripeto la domanda. L'aver ingaggiato te può significare il voler tentare subito quest'anno la promozione nella serie superiore? Io sono sempre del parere che dalla Serie A alla prima categoria i campionati sono tutti difficili da vincere. Quindi noi il nostro obiettivo è la salvezza. Siamo partiti per la salvezza. Poi un domani, mentre raggiungiamo il più presto possibile la salvezza, poi vediamo quello che viene. Però il nostro obiettivo rimane la salvezza. La squadra, giustamente, il direttore fa il suo lavoro, fa una squadra. Però ecco, adesso è l'unica cosa che, giustamente, quando andiamo a affrontare una squadra, tutti quanti aspettano Giulianova. Aspettano Giulianova di Carrozzieri, aspettano Giulianova di Los Santos, aspettano Giulianova di Esposito, Giulianova del Grosso, che i nomi ci sono. Quindi, si ricreata un po' di aspettativa. Sì, però la cosa che vale di più è il nome di Giulianova, quindi quando vai a giocare, giochi contro il Giulianova calcio, non è che vai a giocare contro il Santiago, tutto rispetto alle altre società, per l'amore di Dio. Però ecco, Giulianova avendo un passato un po' rispetto alle altre, sono un dilettante, ho fatto 13 anni, 14 anni professionista, penso che in questo campionato sono poche squadre che hanno fatto come Giulianova. Però il nostro obiettivo rimane la salvezza, quindi noi siamo due piedi per terra, giochiamo domenica dopo domenica e poi vediamo dove sarà. Puoi giocare domenica, sei pronto? E il mister fa giocare pure con giocando, però questa è una cosa che ci vuole. Boris, scusami, al di là della categoria, la differenza di categoria, tu sei stato a Giulianova già in passato, che situazione, quali sono le differenze che hai trovato adesso?
differenze che ho trovato adesso sono più come in tutte le altre società. Adesso il calcio non è più come una volta, giustamente sono con meno soldi, quindi mentre una volta era categoria di C, erano già ottimi giocatori. E dal punto di vista organizzativo invece? Ecco, dal punto di vista organizzativo devo fare i complimenti della meglio società, che sono veramente organizzati, hanno fatto poi secondo me questo fa parte di una società, quindi non sta meglio, però visto dal giocatore vedo che veramente dietro a noi c'è un'organizzazione veramente da livello che su, quindi questo lo faccio veramente più. Ancora? Altre curiosità? Che è Marcello, il giocatore che ti ha creato più problemi? Zambarini è un grande presidente. Lui a noi giocatori ci ha trattato sempre normale. Gli allenatori. Lui è il suo. Li ghigliottinava. Gattuso è già verde. Lo so, ma lui è così, lui è un presidente che a noi giocatori è sempre trattato bene. Quando per mesi gli allenatori lui è un po' allergico. Però come persona è un presidente. Amore, sì, mi ricordo una partita che fatti contro l'Inter, hai dato l'anno. Contro il Milan. Contro il Milan, contro l'Inter, contro l'Inter, sparate. Contro il Milan, per fare il migliore in campo. Una partita fece Madosca. Ma sa 0-0 finito. 0-0, alla fine il Bazzani non è un brutto, mi sa palla pure male. Hai fatto l'intervento brutto su Totti? Totti, io ho dato un pugno e poi tre giornate scolite. Un pugno? Lui 4 mesi e mezzo fuori, però. No, quelli fece quell'anno dopo a Palermo. Ah, tre volte? Per... Sì, sì. Io la prima volta ci l'ho avuto. Ma io perché insomma sono molto simpatico a Totti. Perché l'anno che sono da Palermo, io ho visto da andare a Roma, che c'era da Roma. Quindi praticamente chiamami un passo al telefono. Mi fece sta cosa, mi sono arrivato fino a Roma, lui è da già. Dopo ci incontrammo, stavo all'Atalanta, dove andavo. Dopo l'Atalanta c'avevo con Antonio da Palermo, quindi sono il mister che mi conosce. Roma poi è una piazza un po'... Quell'anno c'avevo a Roma, a Palermo e Napoli. Sono a Palermo. Sei il secondo che gli faceva Matriciano, diciamo. Sì. Senti, continuo ancora, io l'avevo già fatto questa domanda. A telefonarti, i vecchi compagni, dire ma come ieri mi è arrivata la chiamata di bomba. Ha detto, è a Formentera. Come è tutto, il corriere che sta a casa, sì, sì, è vero, è così, ma nel senso di me. Comunque mi ha promesso che mi apre la partita. La partita, naturalmente ci avviserai. Tornando con la canale. Attrattivi. Però di sicuro. Cronache rose non so. E per quanto riguarda, vabbè, loro forse saranno sicuramente più informati nel dettaglio della partita, ma all'interno della squadra tu un po' da più esperto, insomma c'hai anche l'occhio più. Che caratteristiche vedi? C'è qualcosa secondo te? È una buona squadra, cioè per essere... che può ancora migliorare o è certo, la squadra è. No, siamo ancora al 10%. Partiti in ritardo. L'1-1 insomma ha dimostrato per me sì, perché c'è fisicamente ancora non è la carotina alla fine, questo è pure il primo partito, poi c'è la fase anche con il cercato. Secondo te chi ti stupirà? Qual è il ragazzo che esploderà? Chi ha più talento ora per senza me, parlare tante cioè, discrepanze? Fantino un giocatore sempre lo vedo. Fantino è un ottimo giocatore, anche Dorazio, beh, non dico Esposito, Sandro, Federico, che sono mai conosciuti, però che io non conoscevo, che sono molto qua, mi ha seguito molto Fantino, e Do Santo si è sentito parlare di questo, si vede, però io l'ho detto sempre, lo ripeto, perché l'eccellenza è una cosa intelligente, una serie di una cosa, se è un'altra, le categorie ci stanno così. Io ho detto, lui ha tutte le capacità per far bene, però... Adesso quest'anno devo mostrare ancora di più. Sei un po' il gioiello, la ciliegina sulla torta di questa squadra, di questa società rinnovata. La tua carica è davvero tanta, insomma, ti aspetti di fare davvero il meglio? Mi aspetto di fare, cioè sono venuto con tanto entusiasmo, di partire da qua e spero di andare in alto un giro. Noi te l'auguriamo, da parte mia in primis, penso anche voi, insomma, in bocca al lupo. Grazie a tutti.